Occupato. Come occupato? Perché studi alle 6 del mattino dentro al gabinetto? Ho detto a mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca. Catechismo? Ah già, tu quest'anno c'è la prima comunione. Ma che c'è, gli occhiali da sole? Gli occhiali di tua sorella. Ah. Mamma Benedetta, e che hai mangiato i tulipani? Mi faccio le lingue gotiche. E si sente. Sinfonia di bocca, è una sinfonia di culo, è una sinfonia di bocca, è una sinfonia di culo. Alle volte mi capita di scorreggiare come se non ci fosse un domani. Allora sorseggio delle bevande gassate, ed è bello così alternare gli sfiati superiori con quelli inferiori. È una sinfonia di bocca, è una sinfonia di cuore, è una sinfonia di bocca, è una sinfonia di cola. Non è un esercizio facile, anche se lo sembra. A volte scappano due rutti ed una scorreggia o viceversa. Serve allenamento ed una determinazione non indifferente. Sinfonia di bocca, è una sinfonia di culo, è una sinfonia di bocca, è una sinfonia di culo. Con apposite tecniche ho raggiunto l'equilibrio. Antichi riti indiani per il controllo del mio corpo. Adesso posso dire di avere la totale padronanza degli organi, dei muscoli, dei tessuti. Nulla accade senza che la mente scusate. Thank you.
anche i fagioli, come del resto tutti i legumi, contengono delle salubri proteine ed altri elementi utili al buon funzionamento dell'organismo. Non ho detto nanismo, ma organismo. Le voce ed i suddetti però non sono facilmente digeribili e ciò comporta lo sviluppo di gas intestinali molto copiosi. A me piace assai la pasta e fasoi, ma tutto ciò comporta delle conseguenze. A me piace assai la pasta e fasoi, ma tutto ciò comporta delle conseguenze. E allora mi aggiro furtivo nel tentativo di non far sentire le mie rumorose emissioni, e nel contempo cerco di non autoavvelenarmi. Si suol dire che le scorregge da fagiolo siano rumorose, ma non tanto puzzolenti. Nel mio caso invece sono emissioni pestifere che, oltre a spettinarmi, conferiscono un colore dorato alla mia chioma fluente. A me piace assai la pasta e fasoi, ma tutto ciò comporta delle conseguenze. A me piace assai la pasta e fasoi, ma tutto ciò comporta delle conseguenze. Sole che mette in moto il complesso sistema clima che, attraverso le precipitazioni come pioggia e neve e l'alternarsi delle stagioni, consente la vita sulla Terra. Il nostro pianeta è alla giusta distanza dal Sole ed è avvolto dall'atmosfera. Un perfetto e delicato equilibrio di azoto per il 78% e ossigeno per il 21%, che insieme compongono il 99% dei gas che respiriamo. Ma la vita sulla Terra è possibile anche grazie alla presenza in atmosfera di alcuni gas che, in giusta dose, sono indispensabili nel produrre l'effetto serra, che è un fenomeno naturale. L'aria e i suoi componenti agiscono appunto come i vetri di una serra, lasciando passare la luce solare e trattenendo il calore della Terra, che rimane così tiepida al punto giusto per consentire la vita.